Trovato morto cercatore di funghi disperso da ieri a Mammola. È stato ritrovato senza vita G.A., il 63enne, disperso dalla mattina del 31 ottobre. L'uomo era uscito in cerca di funghi, non aveva fatto rientro a casa. Il corpo è stato trovato da una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Al momento sono in corso le attività di polizia giudiziaria. Le ricerche si erano concentrate nel territorio di Barvi, comune di Mammola. A rendere difficili le ricerche anche le pessime condizioni meteo, a causa della pioggia e della fitta nebbia. Presenti sul posto anche carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Oggi la triste scoperta. Il soccorso alpino e speleologico Calabria dichiarano in una nota, si unisce al dolore della famiglia. Morte in attesa ambulanza a Villa San Giovanni, Procura apre inchiesta. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali reati nella vicenda della donna morta per infarto a Villa San Giovanni nel tempo di un'ora e mezza, secondo chi ha denunciato i fatti, impiegato dall'ambulanza per raggiungere il luogo in cui si trovava la vittima. La donna è deceduta prima dell'arrivo dell'ambulanza, chiamata da un medico facente parte del gruppo di persone che avevano tentato di strappare la donna alla morte. Il mezzo di soccorso, tra l'altro, quando è giunto sul posto, non aveva il medico a bordo. A denunciare l'episodio è stato il medico Salvatore Orienti, che aveva chiamato l'ambulanza. Il procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardiere, il PM di turno, hanno aperto un fascicolo per il momento contro ignoti. Le indagini su quanto è accaduto sono state delegate alla Polizia di Stato, che ha avviato i primi accertamenti. L'inchiesta, secondo quanto si è appreso, dovrà servire principalmente ad accertare se c'è stato un errore di valutazione del caso da parte del 118 o se quanto è avvenuto sia stato determinato da una carenza di ambulanze e personale sanitario, a causa del quale non si riesce a garantire un efficiente servizio di emergenza-urgenza sul territorio. Per Teleionio, Salvatore Condito. Disparità di trattamento al 118, udienza rinviata al prossimo anno. È stata rinviata al prossimo 10 maggio la causa davanti al giudice del lavoro riguardante la richiesta presentata da un gruppo di medici convenzionati del servizio di emergenza urgenza 118 per ottenere l'equiparazione contrattuale con i medici dipendenti. Ragioni organizzative dovute al recente insediamento del nuovo giudice hanno portato al differimento della trattazione di una causa aperta circa un anno e mezzo fa e che ha al centro appunto quella strana situazione che vede i medici del 118 svolgere le stesse mansioni con contratti differenti, da un lato appunto i convenzionati, dall'altro i dipendenti, inquadrati come dirigenti medici del ruolo ASP. Nessuna differenza in termini di competenze e responsabilità, ma consistenti disparità in termini di trattamento economico, ma anche di ferie e altri aspetti legati al regime di dipendenza. Senza dimenticare la vertenza legata alla sospensione e recupero delle indennità per le prestazioni aggiuntive, oggetto di un'altra causa che ha falcidiato la retribuzione mensile dei medici convenzionati, per alcuni dei quali ci sono da parte dell'ASP anche richieste di restituzione fino a 100.000 euro. Indennità, peraltro, regolarmente riconosciuta dalle ASP di Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Al riguardo è arrivata un'importante novità dalla legge di conversione del decreto sostegni, che all'articolo 24 ora sancisce che le somme erogate fino al 31 dicembre 2020 al personale medico in regime di convenzione non possono essere oggetto di ripetizione, ovvero di richiesta di restituzione, a meno che non vi siano casi di dolo o colpa grave. Un provvedimento i cui effetti saranno probabilmente ponderati nel corso del giudizio innescato da decine di medici convenzionati per bloccare il recupero avviato dall'ASP. Al di là di questa vertenza, che affonda le sue radici nelle scelte aziendali degli anni passati, comunque la causa al Tribunale del Lavoro del Capoluogo sui differenti regimi contrattuali punta a ottenere un'equiparazione di fatto della posizione lavorativa dei medici convenzionati a quella dei colleghi dirigenti medici. Una situazione generale che peraltro nei mesi scorsi è stata anche al centro di un esposto che il sindacato autonomo SAWES ha presentato ad agosto all'Ispettorato del Lavoro di Catanzaro.
A depositare una richiesta di verifica sono stati i rappresentanti Sawest Maria Rita Foresta ed Emilio Leuzzi, che hanno evidenziato come per la stessa tipologia di lavoro siano addirittura attualmente in vigore tre tipologie di contratto, oltre a quelle di convenzione disciplinato dall'accordo collettivo nazionale del 2005 per la medicina generale, a dipendenza, contratto collettivo nazionale, anche quella libero professionale, frutto dell'avviso dinamico volto a rimpolpare le file del 118 per fronteggiare l'emergenza pandemica. Operaio di Badolato va a raccogliere funghi e per il forte vento viene travolto dalla caduta di una quercia. Sul posto ambulanza del 118, vigili del fuoco, allertato anche l'elisoccorso. Va a raccogliere funghi e viene travolto dalla caduta di una quercia. Il gravissimo episodio che ha coinvolto GF 55 anni di Badolato si è verificato questa mattina sulle colline di Badolato, in località Cerasia, mentre sul territorio era in corso una forte tempesta di vento. L'operaio verso le 7 del mattino si portava in montagna per raccogliere funghi. Mentre raccoglieva qualche porcino, non si accorgeva che la tempesta di vento provocava la caduta di una quercia che lo colpiva in pieno. Qualcuno che aveva assistito all'incidente avvertiva il 118 e i vigili del fuoco che provvedevano a liberare il malcapitato rimasto sotto la quercia. I medici, constatata la gravità delle condizioni del ferito, allertavano anche l'elisoccorso. Successivamente l'operaio veniva trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Soverato. Dopo una serie di accertamenti, traumi, contusioni e fratture, i medici decidevano di trasferirlo al pugliese di Catanzaro. Da indiscrezioni sembra che l'operaio sia fuori pericolo. Aggrediti a Ciurella di Diamante, prima la rissa, poi il tentativo di investirli con l'auto. Una domenica da dimenticare a Cirella di Diamante. Quella che doveva essere una giornata di festa e relax si è trasformata in un momento di grande apprensione. Una violenta rissa è avvenuta nel tardo pomeriggio nell'isoletta dell'Alto Tirreno, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Ad avere la peggio sono stati due fratelli di Belvedere Marittimo, che sono stati presi a calci e pugni e che qualcuno avrebbe poi anche tentato di investirli con l'auto. Uno dei due ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Cosenza. Sull'accaduto però vige il più stretto riservo. Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di capire che cosa sia realmente successo, chi e per quali motivi ha dato il via a quella discussione, sfociata poi in una violenta rissa. Da quanto è emerso, sembrerebbe che alcune persone sono scappate e che le forze dell'ordine sono sulle loro tracce. I militari hanno sentito tutte le persone presenti all'aggressione e sono alla ricerca del movente e del numero esatto di persone coinvolte nella rissa. La notizia del violento litigio a Cirella ha acceso nuovamente i riflettori sul problema della sicurezza. I sindaci dell'Alto Tirreno da quest'estate continuano a chiedere maggiori controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine. L'estate appena trascorsa è stata caratterizzata da alcuni episodi di movida violenta che hanno allarmato i cittadini e anche i turisti che ogni anno scelgono la costa tirrenica cosentina per trascorrere le loro vacanze. Lo scorso giugno a Belvedere un buttafuori è stato gravemente ferito a una gamba mentre cercava di sedare una violenta rissa fuori da un lido. Anche a Paola alcune notti d'estate sono state agitate da calci e pugni. Tre automobili in fiamme, notte di terrore a Gagliato. Un rogo che si è sviluppato nel cuore della notte tra sabato e domenica in via Vittorio Emanuele ha mandato in fumo tre autovetture parcheggiate in una piazzetta. L'incendio di matrice dolosa ha interessato per prima una Volkswagen Passat, per poi propagarsi ad una 156 Alfa Romeo, che a sua volta ha finito per mandare a fuoco una Mercedes classe C. La Passat e l'Alfa Romeo appartenevano ad una famiglia residente a Gagliato da qualche mese, mentre la Mercedes è di proprietà di un noto professionista del luogo, che ha subito notevoli danni perché era parcheggiata vicino alle altre due autovetture. Il fuoco si è sviluppato intorno alle 3 di sabato e domenica. I residenti sono stati colti nel sonno dallo scoppio dei pneumatici delle autovetture coinvolte. Alcuni di essi si sono riversati in strada per capire cosa fosse successo a quell'ora di notte. Le fiamme alte hanno creato disagio ai residenti per via dell'odore acre che ha invaso le abitazioni circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, che è riuscita a domare le fiamme evitando
evitando che le stesse si propagassero alle abitazioni. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Petrizzi per verificare e risalire alla causa del rogo, comunque nessuna ipotesi viene esclusa. Per fortuna nessun danno si è verificato a persone. Lamezia, auto in fiamme su via Adda. Auto in fiamme in via Adda a Lamezia. Il veicolo coinvolto, una Mini Cooper S, era parcheggiata a bordo strada. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia. L'intervento è valsa la completa estinzione delle fiamme e dalla messa in sicurezza del sito. Il rogo ha interessato la parte anteriore della vettura. Disagi per la viabilità e per gli abitanti della zona, allarmati dal fumo denso e acre scaturito dalla combustione. Sul posto, carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio. Non si registrano danni a persone. Satriano, ragazza sbranata, pool di medici in campo. A 2 mesi dalla tragedia di Satriano, continuano gli approfondimenti mirati a far luce sulla morte di Simona Cavallaro, la ragazza originaria di Soverato, sbranata da un branco di cani nella pineta di Montefiorino il 27 agosto scorso. Dopo l'arrivo dei risultati dell'autopsia e delle analisi sui reperti raccolti nel luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della giovane donna, gli inquirenti attendono gli approfondimenti del collegio medico, nominato per supportare il medico legale Isabella D'Aquila, nell'analisi delle lesioni causate sul corpo della ventenne. Oltre che dalla professionista dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, i dettagli dell'esame post-mortem saranno valutati dal professore Francesco Maria Galassi e dalla ricercatrice Elena Varotto, dal FAPAB Research Center di Avola. L'importanza del lavoro dei medici è stato più volte sottolineato dagli inquirenti, che nella ricostruzione degli ultimi istanti di vita della giovane soveratese ripongono le speranze di assicurare alla giustizia tutti i possibili responsabili dell'accaduto. All'indomani della tragedia si era infatti spontaneamente consegnato ai carabinieri solo il pastore proprietario del gregge, al cui seguito si trovavano i cani protagonisti dell'aggressione. Solo alcuni però risultavano chiaramente riconducibili alla proprietà dell'uomo, iscritto al momento come unico indagato, in una vicenda che però i carabinieri della compagnia di Soverato hanno descritto come più complessa di quella che inizialmente si era percepita. Da chiarire infatti rimane il motivo connesso con la presenza del gregge in un'area pubblica, che ha fatto insorgere il gruppo di minoranza di Satriano contro l'amministrazione comunale, alla quale i consiglieri hanno chiesto una spiegazione che però il sindaco Massimiliano Chiaravallotti ha preferito rimandare alla chiusura delle indagini. Il dubbio è che ci possa essere stata una leggerezza delle passate amministrazioni nel tollerare o peggio ancora autorizzare una presenza che numerosi testimoni hanno attestato da tempo all'interno della pineta dove il branco di cani era stato più volte fotografato. Le indagini da settimane si sono spostate proprio su questo fronte, dopo l'acquisizione da parte dei carabinieri dei documenti relativi all'attività di allevamento e di pascolo prelevati all'interno degli uffici comunali. Nessun particolare però è emerso né sulle attività di indagini né sulle dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare dell'accaduto, l'amico che ha accompagnato Simona Cavallaro in quella che sarebbe dovuta essere una passeggiata perlustrativa per organizzare un picnic di fine estate. È riuscito a salvarsi trovando riparo in una piccola chiesetta in legno nel quale si era anche rifugiata in un primo momento la ragazza, che è poi uscita per tentare di raggiungere l'auto e scappare. Dopo aver parlato con gli inquirenti, il giovane si è chiuso nel suo silenzio, così come l'intera comunità di Soverato, per cui la perdita della giovane e dolce concittadina è una ferita mai rimarginata, che brucia nell'attesa di una verità che si spera al più presto di conoscere. Si attende la riqualificazione, il Bosco dell'Orrore, un'oasi da recuperare. Da Oasi di Pace a Bosco delle Streghe. La percezione dell'area picnic di Satriano è inevitabilmente mutata dopo la tragedia di fine agosto. Gli abitanti del comprensorio da allora hanno guardato con diffidenza a questa come altre aree periferiche dei paesi del Basso Ionio. La caccia agli animali non si è conclusa con la cattura del branco assassino, ma è continuata in tutti i paesi vicini a quello di Satriano con le amministrazioni comunali impegnate a implementare i servizi di controllo e di accalappia cani. E non sono mancate le derive negative di una psicosi che ancora si alimenta con l'avvelenamento ingiustificato e indiscriminato di animali che ha fatto vittime anche tra quelli d'affezione.
L'amministrazione comunale di Satriano rassicura però su un progetto che era stato già avviato per riqualificare la pineta di Montefiorino, così come il quartiere Corvo, ancora prima dei fatti di fine estate. Sono pronte a essere investite infatti diverse decine di migliaia di euro per migliorare i collegamenti che possono rendere più frequentate le aree isolate e favorire il loro monitoraggio. Ciò che si attende ancora di toccare con mano però è il risultato del controllo a tappeto avviato dall'azienda sanitaria provinciale per mettere ordine all'anagrafe canina di tutto il territorio, risultata incompleta dopo i controlli effettuati dai carabinieri. Il fenomeno del randagismo si è scoperto dopo la tragedia di Satriano, come determinato dalla mancanza di controllo proprio sugli allevamenti del territorio, in cui sembrava una prassi chippare solo una parte dei branchi di cani da guardiania che poi si allargavano senza controllo, complice una mancata sterilizzazione che i veterinari dell'azienda sanitaria avrebbero dovuto coordinare. Sant'Andrea, l'erosione costiera non si ferma, un altro stabilimento devastato. Sul litorale andreolese, ormai da anni, il copione è sempre lo stesso. Ogni qualvolta che il maltempo imperversa sulle coste ioniche, a subire i danni maggiori sono gli stabilimenti balneari. Era accaduto qualche anno fa all'Idola Bussola, adesso ad essere travolto dalle mareggiate dei giorni scorsi è stato l'Idola Taverna, che ha subito ingenti danni. Le condizioni meteorologiche, ma soprattutto l'erosione costiera che ha ingoiato metri e metri di arenile, sono le cause della distruzione degli stabilimenti balneari che insistono sul litorale andreolese, con ripercussioni anche gravi sulla microeconomia locale, basata sul turismo balneare che a queste latitudini è spesso il più gettonato. Le immagini del lido distrutto, delle mareggiate, lasciano l'amaro in bocca e ripropongono all'attenzione un tema del quale, a fasi alterne, si torna a parlare. L'erosione costiera e la necessità di interventi urgenti per mitigare un fenomeno che sta modificando irreversibilmente la fisionomia del litorale del Basso Ionio, in particolare delle spiagge di Sant'Andrea e di Isca, maggiormente segnate dall'arretramento dell'arenile e dell'avanzata del mare. Esprimiamo la propria solidarietà e vicinanza ai proprietari dello stabilimento balneare La Taverna, ha commentato il gruppo consiliare Unire Sant'Andrea, per gli ingenti danni subiti a causa dell'ennesima mareggiata. Da anni si aspetta un intervento risolutivo contro l'erosione, che sta facendo diminuire notevolmente l'arenile di Sant'Andrea, oltre ai danni già causati agli stabilimenti balneari, ma ad oggi ancora nulla è cambiato. Si era parlato di settembre come data certa per l'inizio dei lavori di sistemazione dei pennelli in mare. Siamo alla fine di ottobre con il maltempo che continua ad imperversare e nessuno si è visto. Continuiamo a piangere dopo le tragedie prevedibili, sottolinea il gruppo, scaricando la responsabilità di esigere una soluzione certa e definitiva e di adoperarsi incessantemente per questo da parte di tutti gli enti preposti. Il mare e la sua costa, conclude Unire Sant'Andrea, sono per il nostro paese un bene prezioso perché fonte di turismo e di lavoro. Pretendiamo che i lavori di messa in sicurezza inizino nel più breve tempo possibile, senza prorogare oltre questo stillicidio che porterà alla scomparsa della spiaggia. In effetti, il mese di settembre era stato indicato come il periodo in cui sarebbero dovuti partire i lavori per la messa in sicurezza del litorale, realizzando un progetto di cui si parla da anni e che dopo varie vicissitudini e vari stop che hanno rallentato l'iter, aveva avuto le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori. L'inclemenza del tempo però è stata più veloce dei tempi della burocrazia e l'erosione costiera inarrestabile continua a produrre i suoi effetti negativi, sia sul piano ambientale che su quello economico. 'Ndrangheta ha concluso indagini, inchiesta Internos. Concluse le indagini preliminari dell'inchiesta Internos, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria sull'infiltrazione dell''ndrangheta negli appalti dell'azienda sanitaria provinciale Regina, il procuratore Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Gerardi Nomignani, oggi procuratore generale, i pubblici ministeri Valtri Ignazitto, Giulia Scavello e Marica Mastrapasqua hanno notificato il relativo avviso ai 26 indagati, tra cui figura l'ex consigliere regionale Nicola Palis, eletto nel 2020 con la lista dell'UDC e arrestato nell'agosto scorso con l'accusa di corruzione.
Paris, secondo quanto è scritto nel provvedimento restrittivo, avrebbe tentato di intervenire con il presidente facente funzione della regione, Antonino Spirlì, al fine di sollecitare il rinnovo contrattuale per Giuseppe Corea, direttore del settore gestione risorse economico-finanziarie dell'azienda sanitaria. Indagini concluse anche per lo stesso Corea, ritenuto dagli inquirenti la persona grazie alla quale le imprese vicine ai clan Serraino, Iamonte e a quelli della Locride ottenevano gli appalti. Gli indagati, Antonino Chilà, Giovanni Lauro, Antonino D'Andrea, Mario Carmelo D'Andrea, Domenico Chilà, Angelo Zaccuri, Bruno Martorano, Lorenzo Delfino, Sergio Piccolo, Gianluca Valente e Antonio Costantino, sono accusati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere e detenne capo di imputazione, finalizzata alla commissione indeterminata dei delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e più in generale di delitti contro la pubblica amministrazione. Per Teleionio, Salvatore Condito. A Pizzo, posta non consegnata. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla corrispondenza abbandonata nei pressi del municipio di Pizzo. Del resto, il sequestro del materiale avvenuto nel pomeriggio di sabato a cura dei carabinieri delle stazioni di Pizzo e Filadelfia è immediatamente trasmesso al GIP per la convalida, ha messo in moto la macchina della giustizia. Non si tratta certamente di una caccia alle streghe, ma il procuratore Camillo Falvo ha già chiesto approfondimenti e verifiche per accertare responsabilità e per valutare che dietro non ci sia un macchinoso disegno atto a favorire qualcuno. In città è alto il tasso di evasione, sono tanti gli scenari che si stanno prefigurando nelle ultime ore. Il primo step sarà individuare tutta la tipologia di corrispondenza abbandonata, molta della quale inzuppata dalla pioggia. Fuori dagli scatoloni spiccavano però plichi aperti, magari da qualche curioso. Tra essi raccomandate ritornate indietro, ma l'attenzione è elevata anche per capire se vi si trovino anche atti mai spediti o se dietro ci fosse la volontà di nascondere qualche ritardo. Si aprono tanti scenari, fermo restando che al loro interno vi sono comunque dati sensibili e tributari che dovevano seguire un'altra traiettoria per la loro distruzione. I reati ravvisati vanno da soppressione e distruzione della corrispondenza, sino alla violazione della segretezza della corrispondenza, senza trascurare il becero abbandono proprio all'esterno della sala consiliare, importante e significativa aula della democrazia. Il tenente colonnello Alessandro Corda ha già fatto scattare le indagini coordinate dal procuratore Falvo e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la convalida del sequestro. Raccapricciante è il degrado a livello sociale cui è sottoposto l'ente da questo gesto. In un comune sciolto per ingerenze criminali sono importanti i bagliori della legalità. Il tenente colonnello Alessandro Corda assicura che sarà fatto il possibile per accertare responsabilità perché la lotta all''ndrangheta passa anche attraverso la lotta di questi fenomeni e l'ARMA e la Procura lavorano in sinergia per andare a fondo alla vicenda. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Dichiara falsa identità. 24enne arrestato dai carabinieri a Monasterace. A Monasterace, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Roccella Ionica, nel corso di un controllo alla circolazione stradale sulla strada statale 106, hanno arrestato un 24enne nigeriano per falsa dichiarazione sulla propria identità. In particolare, il giovane, all'atto del controllo, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, ha esibito ai militari una fotocopia di un documento di identità che è apparsa subito sospetta agli operanti. Nonostante il giovane dichiarasse come proprie le generalità riportate nel documento, i militari hanno posto in essere tutti gli accertamenti del caso, riscontrando che quel nominativo appartenesse invece a un altro cittadino nigeriano. Il 24enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione fino all'udienza di convalida del provvedimento, al termine della quale l'autorità giudiziaria lo ha rimesso in libertà, in attesa delle determinazioni amministrative riguardo alla sua permanenza nel territorio nazionale. I carabinieri denunciano per truffa due persone, intascavano i fondi raccolti per finta beneficenza. Si erano spacciati per delegati di un noto ente benefico di Catanzaro, andando per le case del quartiere Santa Maria del Capoluogo a richiedere donazioni di ignari cittadini per una raccolta fondi di beneficenza. Ma sono stati smascherati dai carabinieri che hanno identificato e denunciato in stato di libertà per truffa un 34enne già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e una 47enne, entrambi noti alle forze di polizia.
Nelle scorse settimane, anche dopo la segnalazione del Centro Calabrese di Solidarietà, i militari erano venuti a sapere che in diverse abitazioni del quartiere si erano presentate due persone che, a nome del noto ente benefico catanzarese, avevano chiesto dei fondi in cambio di una penna come gadget promozionale. Diverse persone, conoscendo l'ente benefico e quindi fidandosi, avevano fatto delle donazioni in denaro. Sono quindi scattate le verifiche da parte dei carabinieri, che hanno constatato che l'ente non aveva in corso campagne di raccolta fondi con quelle modalità e, pertanto, ricevuta formale querela, hanno proceduto all'identificazione dei due truffatori, verificando gli impianti di videosorveglianza dell'area. Per i due è scattato quindi il deferimento della Procura della Repubblica con l'accusa di truffa. L'arma dei carabinieri da tempo contrasta in ogni modo questo tipo di reati, particolarmente riprovevoli, perché colpiscono spesso persone appartenenti alle fasce sociali più deboli. Diventa quindi fondamentale sensibilizzare tutti sulle varie tipologie di stratagemmi messi in atto da criminali senza scrupoli, che provano in tutti i modi ad introdursi nelle case dei cittadini, spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine, assicuratori, avvocati, tecnici del gas, dell'acqua, delle energia elettrica, ufficiali giudiziari, corrieri per consegne pacchi o, come in questo caso, per raccogliere fittiziamente fondi per una raccolta benefica. A tal proposito, sul portale dei Carabinieri c'è un link dedicato ai cittadini per dare alcuni consigli per prevenire le truffe agli anziani. Regione Occhiuto, centri vaccinali restino nel pieno delle loro funzioni. La campagna di vaccinazione in Calabria deve andare avanti, senza tentennamenti e senza passi indietro. Siamo la regione che ha il minor numero di posti letto in terapia intensiva. Tanti cittadini, per scelto o per altri fattori, devono ancora ricevere la prima dose. Molto probabilmente presto partiranno le inoculazioni della terza dose. Ecco, non possiamo farci trovare impreparati. Dobbiamo mantenere alta la guardia. I centri vaccinali devono essere pronti e devono restare nel pieno delle loro funzioni. Per questi motivi ho dato disposizione al delegato Covid della Regione, Fortunato Varone, per sospendere tutti gli interventi paventati di riorganizzazione del personale sanitario impegnato nell'attività di vaccinazione, medici e infermieri e delle strutture ad esse dedicate. In questa fase la priorità resta la campagna vaccinale e anche in vista della stagione invernale che abbiamo alle porte, la messa in sicurezza della popolazione. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Per Teleionio, Salvatore Condito. Dosi in consegna il 3 novembre, in avvio la campagna antinfluenzale. Inizia ufficialmente la campagna antinfluenzale 2021-2022. Il prossimo 3 novembre, infatti, arriveranno all'Hub di Catanzaro Lido le dosi dei vaccini per i medici di medicina generale del distretto 1 di Catanzaro e nei rispettivi servizi farmaceutici territoriali per i medici dei distretti 2 e 3 di Soverato e Lamezia. E quanto afferma il segretario generale della FIMMG di Catanzaro, Gennaro Denardo, per il quale l'utilizzo della struttura di Viale Magna Grecia come luogo in cui far affluire e reperire i vaccini è una scelta saggia e razionale, in quanto permetterà una consegna più rapida e agevole delle dosi ai medici di medicina generale e il conseguente miglioramento del servizio offerto ai cittadini. Il rappresentante del sindaco dei medici di famiglia aggiunge che le possibilità di reperire i vaccini all'Hub di Catanzaro risponde a esigenze organizzative improntate alla qualità e all'efficienza. Questo risultato è stato possibile, prosegue, grazie al lavoro sinergico del direttore generale dell'ASP Ilario Lazzaro, del direttore del Dipartimento Prevenzione Giuseppe Caparello, del direttore del Dipartimento Cure Primarie Maria Rosaria Maione, dei direttori dei distretti e di tutti gli operatori dei servizi farmaceutici territoriali. All'ASP arriveranno circa 116.000 dosi di vaccini, 30.000 in più rispetto all'anno precedente. Raggruppate in quattro tipologie, con indicazioni diverse a seconda dell'età dei soggetti a cui andranno somministrati. I medici di medicina generale della provincia, aggiunge Denardo, sono pronti a questa ulteriore sfida, non lesinando il loro impegno a favore della salute pubblica, attestato dal raggiungimento dei risultati importanti e certificati. In tema di vaccinazione anti-Covid dei 68 centri vaccinali operanti in provincia, quello della medicina generale è risultato essere il secondo in termini di inoculazioni dopo il centro più grande della provincia, Abba Ente Fiera, 87.490 dosi, al 18 luglio 2021 contro i
dei 74.597 della medicina generale alla stessa data. Inoltre, aggiunge, ora si potrà iniziare con la terza dose, dose booster, dei vaccini anti-Covid per gli ultra-ottantenni che potrà essere somministrata in concomitanza all'anti-influenzale, dando attuazione alle circolari del Ministero che indicano la strada per sconfiggere una pandemia che ha segnato profondamente il nostro Paese e la nostra Regione. Graziano Partito Democratico Calabria, si apre la fase congressuale, importante il tesseramento. Il Partito Democratico della Calabria apre ufficialmente la fase congressuale che si concluderà il 17, 18 e 19 dicembre con il voto degli iscritti. Il commissario Stefano Graziano ha incontrato il gruppo consigliare regionale. Le commissioni provinciali e regionali per il tesseramento, i candidati al consiglio regionale, l'ufficio di segreteria e il gruppo dirigente per discutere dei temi della ripartenza politica e organizzativa. Subito dopo rendono noto una serie di valutazioni sulle regionali appena concluse, dopo aver ringraziato ancora una volta coloro che sono candidati e coloro che hanno contribuito al complesso lavoro della campagna elettorale. Graziano ha insistito sulla necessità di procedere con il tesseramento online, la cui platea per i congressi verrà definita dalle iscrizioni pervenute entro il 30 novembre prossimo. È fondamentale promuovere quanto più possibile il tesseramento sui territori, ha detto il commissario, ricostituendo la base democratica che dovrà scegliere la classe dirigente del partito calabrese. Il prossimo 8 novembre faremo alla Lamezia Terme, al centro agroalimentare, una grande assemblea regionale sulla ripartenza del Partito Democratico. Il mio obiettivo fin dal primo istante è stato quello di lasciare ai calabresi un partito rinnovato, trasparente e credibile, dunque molto diverso da come l'ho trovato. Il tesseramento rispecchierà l'aderenza elettorale che il Partito Democratico ha sui territori e la modalità online di adesione con pagamento elettronico, escluderà la cattiva prassi dei pacchetti di tessere tendenti a mantenere i piccoli potentati tra gli iscritti, allontanando chi con passione vorrebbe contribuire alla crescita della comunità democratica. Il Partito Democratico Calabrese dovrà essere aperto, contendibile e concentrato sui temi di interesse per la vita dei calabresi. Per Teleionio, Salvatore Condito. Ed ora ci occupiamo del campionato di prima categoria, Girone C. Sulle immagini di Chiaravalle e Borgia, il commento della quarta giornata del campionato di prima categoria Girone C. Fermata dal pari con la Vigor 19-19, il Prasar viene raggiunto in vetta alla classifica dal Bivongi Pazzano, Corsaro a San Calogero, 1-2 il risultato finale, che vale la vetta per i ragazzi del direttore generale Leonardo Varacalli. Dietro le due capoliste, sette società ed un solo punto. Guardavalle, Chiaravalle, Vigor Lamezia, C, Lamezia Terme, Nuova Parghelia e San Calogero. In questa giornata spiccano le due sconfitte interne del Girifalco e del Badolato. Infine, poker del Guardavalle, sul fanalino di coda la Nuova Valle. Ma andiamo alla gara che si è giocata allo stadio comunale Franco Maellare, che ha visto la vittoria dell'11 del presidente Viscomi sull'astico Borgia grazie alla rete del bomber Antonio Iozzo, un risultato importante in vista della gara fra 7 giorni contro la capolista Bivongi. Diciamo che queste sono le vittorie più belle, quelle che si soffrono. Abbiamo incontrato una squadra coriacea, molto fisica, ma merito ai nostri ragazzi per la prestazione che hanno fatto, veramente sono state encomiabili, ma alla fine penso che la partita l'abbiamo meritata sia per il gioco che abbiamo espresso e sia per le occasioni che abbiamo avuto. Bravo il suo portiere perché ha tolto, si può dire, 3 gol già fatti. Comunque è una vittoria che fa morale, molto importante per l'autostima dei ragazzi. E siamo sempre noi con i piedi per terra, viviamo alla giornata, non guardiamo classifiche, che la classifica la guardano gli altri. Noi giochiamo con la nostra semplicità e con il nostro attaccamento ai colori. Un bellissimo gol. Sì, un bel gol. Lo potevamo fare già prima, ma questi sono i risultati del lavoro che si fa durante la settimana, perché come sappiamo le partite non si vincono mai la domenica, si vincono durante la settimana come vengono preparate. I ragazzi stanno assimilando quello che noi stiamo facendo durante la settimana e la domenica i frutti sono questi.
Finalmente si vede un Chiaravalle che non tira la gamba indietro. Sono dei ragazzi che hanno voglia di crescere, hanno voglia di migliorarsi. Nel calcio basta lavorare e si migliora. Ci sono parecchi fuori quota. Buoni, buoni ragazzi, che speriamo che alla fine di questo campionato raccogliamo qualcosa di buono per la soddisfazione nostra, della dirigenza e della cittadina di Chiaravalle. Tanti giovani, ma anche due persone molto esperte come Iozzo e Maida. Sì, io voglio citare pure Scorza, perché oggi veramente è stato uno dei migliori in campo. È bene chi ce l'ha queste persone qua, perché nel calcio, avendo queste persone in campo, al loro fianco crescono i giovani, e questo è un fatto molto positivo per noi. Con il dirigente Peppe Maiellare, dicevamo con Mister Foligno, una partita sofferta, ma grazie alla coriacità di questa squadra si è riuscito a vincere. Ma finalmente quest'anno iniziamo a vedere qualcosa di diverso, non per gli altri anni, però quest'anno i ragazzi sono convinti di quello che stanno facendo, grazie anche, come diceva prima il mister Forno, all'allenamento durante la settimana, e quindi loro ci stanno sorprendendo ogni giorno. Noi siamo abbastanza umili perché siamo partiti per fare un campionato tranquillo, senza ambizioni. Viviamo la giornata e ci godiamo questo momento particolare che fa bene i risultati che nel mondo del calcio fanno bene a tutti, come morale e tutto entusiasmo. Cresce la squadra, cresce pure il pubblico. Ma diciamo che quest'anno abbiamo un po' voluto cambiare, già iniziando grazie alla collaborazione principale del presidente Viscomi, che ringrazio pubblicamente. E stiamo crescendo anche come società, perché sono entrati anche nuovi soci. Giorno per giorno anche tanta gente sta venendo al campo a dare una collaborazione, e quindi sono contento perché la squadra non è né la mia né di nessuno, la squadra del paese di Chiaravalle, che tutte le persone che vogliono collaborare, noi gli stiamo dando incarichi per poter aiutare affinché le cose vadano sempre meglio. Qual è l'obiettivo di questa società per questo campionato? Guarda, noi siamo partiti quest'anno, grazie al mister Sgro, senza obiettivi, di fare un campionato migliore di quello che abbiamo fatto gli altri anni. Poi tutto quello che viene, tutto di guadagnato. Stiamo con i piedi per terra, né ci illudiamo, che sicuramente avremo anche momenti particolari, però fino ad oggi tutto quello che abbiamo fatto è ben meritato per il frutto del lavoro che hanno fatto durante queste settimane. Cosa manca a questa squadra per fare un salto veramente di qualità? Ma parlando ogni giorno col mister che ci stressa tutti noi dirigenti, una pedina principale manca, diciamo, forse un centrocampista. Però noi, il mister è contento di tutta la rosa perché finalmente si è creato un bel gruppo, i ragazzi vanno d'accordissimo tra di loro, si stanno rispettando, hanno anche ai loro le regole che devono rispettare. Diciamo che c'è un rispetto reciproco tra le parti, quindi attualmente stiamo bene come stiamo. Sì, vabbè, un gol che è creato da tutta la squadra, perché se mi sono trovato lì è grazie a tutto il lavoro che facciamo durante la settimana. È sicuramente un gol che è valso i 3 punti, quindi sono ancora più contento, ma quello che sono l'importante, quello che diciamo cercavamo tutti, era di fare una grande gara, di soddisfare le pretese del mister, che giustamente tutta la settimana lavoriamo, 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 un gran lavoro. E poi con la società che ci sta contando in tutto, non ci fa mancare nulla, quindi è pure giusto dare anche a loro una piccola soddisfazione. A chi dedica questo gol? Ma innanzitutto forse lo dedico a mia figlia, perché da quando è nata forse la prima partita dove effettivamente è venuta qua a vedere o sta nell'ambiente, e poi a tutti i compagni. Io ogni gol, pure a Nicotera, i primi che vado ad abbracciare sono i compagni, perché il gol è di tutti. Non è né del capitano, né di Antonio Iozzo, né di nessuno. La vittoria è del collettivo, del gruppo. Abbiamo visto che è cambiata pure come mentalità la società. Cosa è cambiato quest'anno secondo te? Secondo me è cambiato tutto alla base, quindi quando la base cambia, cambiano poi a piramide tutto, tutto. È tutto di un altro livello, c'è l'organizzazione, c'è l'aspetto societario che vedo più, diciamo, organizzazione, si danno da fare, e poi pure l'aspetto tecnico, perché giustamente ci ritroviamo con 3 persone al campo che ogni giorno fanno un gran lavoro, partendo dal preparatore, dal secondo, dal mister.
e dal massaggiatore Tom Macri, perché noi siamo un gruppo, noi oggi avevamo l'obiettivo di vincere, l'abbiamo portato a termine e già stiamo pensando alla prossima, perché noi non ci dobbiamo accontentare di nulla, dove arriviamo arriviamo, il nostro obiettivo è stare tutti con la salvezza, come ogni anno, non dobbiamo andare da nessuna parte, però poi giustamente quando vinci la prima partita fuori casa, pareggi la prima in maniera, erano più due punti persi che un punto fatto. Giustamente oggi vinciamo e quindi l'entusiasmo diciamo che è un pochettino alle stelle, la verità, perché non ci siamo mai trovati in questa posizione, con le 3 giornate, 3 partite giocate, di cui 4 già abbiamo riposato. Quindi è una grande autostima diciamo che abbiamo all'interno dello spogliatoio, sappiamo già che dobbiamo migliorare, sappiamo già che verranno i momenti un pochettino più brutti, però l'importante era partire bene e l'abbiamo fatto. Adesso ci tocca solo a noi continuare su questa via. Come hai visto il Borgia? Il Borgia è una grande squadra, ma il Borgia è sempre una squadra molto organizzata, conosco il mister, conosco il presidente, è una squadra molto, c'è molto attaccata a questi colori, quindi non vogliono mai perdere, l'hanno dimostrato pure oggi. Hanno fatto l'ultimo quarto d'ora, ci hanno pressato, anche perché era la loro partita che dovevano fare l'ultimo quarto d'ora. E il Borgia è sempre la solita squadra, può perdere quelle 2 pedine, però poi l'ha recuperato in altri, perché ho visto gran giocatori pure nella loro squadra, che si muovono bene. Però diciamo che quelli secondo me che abbiamo giocato meglio di tutti oggi siamo stati noi.